Ben trovati a questo nostro spazio speciale dedicato al mese missionario. Proprio in occasione del mese missionario, la diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro, l'ufficio missionario, il centro missionario della diocesi, ha organizzato un incontro con Daniele Moschetti, che abbiamo l'onore di avere ospite con noi, missionario comboniano, a cui chiediamo subito che cosa significa essere missionario oggi e qual è stato il suo percorso. Beh, certo, essere missionario oggi ha una dimensione ancora più universale. Se lo era andando in Africa, quindi la missione agentes, come veniva chiamata un tempo, oggi la missione non è più soltanto agentes, quindi andare alle genti, ma è sempre più globale la missione, quindi una missione che ritorna anche a noi. Quindi un tempo erano missionari dal nord che andavano al sud, oggi sono sempre più che al sud, vengono al nord, ma allo stesso tempo anche per noi missionari europei. Quindi riscoprire una dimensione di una missione che diventa ancora più sfidante anche in Europa, nel nord del mondo. Tra l'altro il suo è stato un percorso particolare perché tutto aveva in mente inizialmente tranne che fare il missionario. Sì, io ho lavorato 11 anni, dai 15, 15 e mezzo fino ai 27, sì. E poi responsabile di un ufficio, spedizioni a livello nazionale, eccetera, la carriera, tutto quello che comporta, la famiglia, le pressioni della famiglia, le scelte di vita, eccetera, eccetera. La Signora mi ha aiutato a fare dei passaggi anche diversi, che ringrazio perché in effetti dico sempre che il centuplo è veramente quello che dice il Vangelo, è attraverso le persone che ho incontrato, anche la dimensione, le opportunità avute di incontrare culture, religioni, gente, ma anche bellissime persone, testimonianze stupende. In Africa soprattutto. Ecco, parliamo proprio delle sue esperienze in Africa. Negli anni 90 è stato seminarista a Nairobi, in Kenya, poi nel 2001 sempre a Nairobi affiancato e poi sostituito padre Alex Zanotelli. Qui ha vissuto appunto a contatto proprio con i poveri, con gli ultimi veramente. Che cosa le hanno lasciato queste esperienze? Beh, sono state esperienze di vita, di fede, e quindi anche e soprattutto di impegno. Anche politico, nel senso sociale, perché non politico partito, ma politico nel senso che con la gente di prendere coscienza di quello che sono le loro potenzialità, i loro talenti, ma anche quanto possono, come uomini e donne, come cristiani, possono incidere in quello che è la realtà del loro paese e della loro realtà, in questo caso a Korogocio, di una baraccopoli, quindi un chilometro quadrato con 120.000 persone. E quindi con tutte le realtà difficilissime e emarginanti che esistono nella baraccopoli. E se poi mettiamo che ci sono 200 baraccopoli in Nairobi, la capitale del Kenya, capisci che 2 milioni e mezzo vivono in meno del 3-4% della terra. Quindi una grandissima ingiustizia sociale, che quindi sono pochi ricchi che hanno tantissimo terreno. Gli animali del National Park vivono molto meglio della gente che viene dalle baraccopoli. Questo è un assurdo, ma questo è soltanto l'esempio di tantissime baraccopoli che esistono in tutto il mondo. Quindi è un po' questo, esperienza molto intensa. Ecco, abbiamo parlato di Kenya, però lei ha scritto anche un libro dedicato al Sud Sudan, un libro che tra l'altro ha presentato qui ad Arezzo, che innanzitutto contiene l'introduzione di Papa Francesco. Quando ha presentato il libro a Papa Francesco, cosa le ha detto? Francesco immediatamente, settimana scorsa, quando l'ho visto presentandogli il libro, ha visto il titolo, il Sub Sudan, immediatamente ha detto: io in questo paese voglio andarci, devo andarci, perché ovviamente sente profondamente questo grido di speranza, questo grido di aiuto che il popolo del Sud Sudan sta gridando da quasi 40 anni precedente, perché 40 anni di guerra precedente e gli ultimi 4 anni, una guerra civile che è ancora più atroce, che divide le varie etnie del Sud Sudan in questo momento. Non solo le più dominanti, Dinka e Nuer, ma anche le altre etnie. Oggi ci sono 6 o 7 etnie che stanno combattendo quello che è il governo, ed è ancora una fase dove non c'è ancora un dialogo vero per arrivare a una soluzione. Ecco, tra l'altro il sottotitolo è Il lungo e sofferto cammino verso pace, giustizia e dignità. C'è speranza di che questo cammino veramente si compia per questa terra? Sì, c'è speranza, io, la speranza è quello che dice Francesco, ci dice sempre: non fatevi rubare la speranza, no? Nell'Evangelio Gaudio. E questo credo che sia proprio vero, perché i protagonisti sono sempre comunque la gente. I leader passeranno, cioè purtroppo non saranno eterni. La gente continua a crederci profondamente, chi ci dà la speranza? Noi missionari,
anche di esserci lì in questo tempo difficile è la gente stessa, quindi la loro testimonianza, la loro fede. E quindi ci aiuta, ci incoraggia, noi incoraggiamo loro. E questo diventiamo segno anche di un futuro, non soltanto del presente. Ecco, a proposito dell'impegno per gli ultimi, per questi territori come il Sud Sudan, tra poco Padre Daniele volerà negli Stati Uniti per un nuovo incarico, un'attività di advocacy e lobbying proprio presso le Nazioni Unite. È importante parlare dei più deboli anche in queste sedi, perché i potenti del mondo non dimentichino queste persone. Certo, certo, sì, detto bene. Cioè, questa è una richiesta che il mio padre generale, Padre Tesfaye, mi ha chiesto a nome dell'istituto, insieme ad altri missionari che sono già a New York, quindi lavorare nel Palazzo di Vetro, quindi esattamente a New York, di fare questa attività che è di giustizia, di pace, di conciliazione. Questo è un po' il focalizzare su questo, perché in quell'ambiente possono sentirsi le voci della gente di tutto il mondo, specialmente del sud del mondo, ma anche a Washington con un'altra organizzazione che si chiama Africa Faith and Justice Network, quindi una organizzazione di altri religiosi americani e stranieri che lavorano insieme soprattutto per l'Africa, per il Parlamento, per il Congress, quindi per il Parlamento americano a Washington. Certo, sono ambienti molto difficili, io vengo da 20 anni di missione in Africa. Una realtà molto diversa. Appunto in frontiera, sicuramente penso che questa sia un po' ancora più difficile, perché sono ambienti molto più difficili proprio questi della politica e della diplomazia. Ecco, però sarà un incarico, diciamo, a tempo, il desiderio di tornare in Africa presto. Sicuro, questo è poco ma sicuro. Il tempo a nostra disposizione è quasi terminato. Io ricordo la pubblicazione di Daniele Moschetti, Sud Sudan, il lungo e sofferto cammino verso pace, giustizia e dignità, con l'introduzione di Papa Francesco per edizioni Dissensi. Ricordo anche che è uscita l'intervista proprio a Padre Daniele all'interno della rivista Credere. E ricordo che appunto nel mese di ottobre la diocesi di Arezzo Cortona San Sepolcro, il centro pastorale missionario della diocesi, organizza tanti incontri sul territorio dedicati proprio alle missioni che le parrocchie appunto seguono con particolare attenzione questa tematica. Grazie a Padre Daniele, grazie a voi per averci seguito. Buon proseguimento con i nostri programmi.